Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina con una nuova ricetta. Oggi finalmente faremo un dolce, una crema per esattezza, la più famosa di tutti, la crema pasticcera. E la crema è ottima per farcire delle torte, per mangiarla così con un crumble, o se no si può mettere in una crostata e cuocerla in forno. Va benissimo anche da usare come chantilly con l'aggiunta di panna montata per riempire dei bignè. Io vi svelerò un segreto. In un attimo sarà cotta. Sapete come? Seguitemi. Non dovrete più usare bagnomaria, usare frullini, setacci, non ci saranno grumi, ma in un attimo sarà veramente cotta. Allora mettete un like, iscrivetevi al mio canale e vi mostrerò la ricetta e tutte le sequenze. Adesso prepariamo la crema pasticcera. Ho messo a bollire il latte con un po' di aroma di vaniglia. A parte ho messo i tuorli e andremo con una frusta a sbatterli con lo zucchero. Così. Molta energia, ecco, avete visto che deve rimanere molto spumoso il composto. Adesso uniamo la farina, io l'ho già setacciata, e appena il latte incomincerà a bollire uniremo il composto. Ok, ecco, adesso il latte sta per bollire, noi andremo a inserire il nostro composto così. Mescoliamo poco alla volta. Ecco, adesso che sta bollendo, giriamo bene, così, ed è già pronta. È già pronta. Sì, le facciamo fare ancora un bollore e guardate come è venuta bene. La nostra crema è pronta. Questo è il trucco. Abbassiamo un po' la fiamma ed è pronta. Guardate che bella. In un attimo si è fatta. Quando fa queste bolle così vuol dire che è pronta e noi la spegneremo. Adesso la facciamo raffreddare.